è Robert Frost? Una volta uno spiritosone mi ha risposto: lo so, lo conosco, è uno famoso, porta in giro i surgelati, ho visto sul camion la scritta col suo nome, Bo Frost. No, scherzi a parte, parliamo invece di un poeta americano morto nel 1963, ma fece tempo a essere premiato da John Fitzgerald Kennedy prima che il presidente venisse ucciso a Dallas. Frost, molto amato appunto da Kennedy e amato tantissimo dagli americani. Infatti di premi in vita ne ricevette parecchi. Un bel 4 Pulitzer, che per gli americani vale quanto il Nobel per la letteratura. Ma se leggiamo la sua biografia, troviamo una lunga serie di disgrazie, persino di fallimenti economici, di malattie, di rovesci finanziari. Perse la moglie per cancro, soffrì di depressione. Uno si aspetta che nelle sue poesie ci sia un pessimismo cosmico che neanche Leopardi, e invece no, tutt'altro. È serenità e accettazione della vita in tutti i suoi aspetti che troviamo, come nel testo che vi propongo oggi, Un uccelletto in minore, che è tratto dalla raccolta Conoscenza della notte, edito da Mondadori nel 1994 e purtroppo già da tempo esaurito e non ristampato. Proprio ho sperato che volasse via e non cantasse sempre davanti a casa mia. Gli ho battuto le mani dal limitare quando non l'ho potuto più sopportare. Mio in parte il torto deve essere stato. L'uccelletto non era stonato. Qualcosa non va, qualcosa manca in chi vuol far tacere uno che canta. È lunedì? Avete finito le ferie? Avete trovato traffico? Il bancomat non funziona? Piove? Insomma, vi girano già le cose che neanche un elicottero? Meglio o peggio ancora? Siete di quelli che si alzano la mattina e, non appena scesi dal letto, pensate e dite che sarà una giornata di M? Magari, approfittando del vostro umore nero, seminate all'intorno la vostra scontentezza o il nervoso, la luna, il quello che sapete voi. Non sapete che ci sono profezie che si autoavverano e che veder nero ci si abitua? Dai, comunque capita a tutti. L'importante è che non sia sempre così, che non diventi il vostro marchio di fabbrica, sto pensando a un certo collega d'ufficio, e non diventiate anche voi fastidiosi, così come tutto infastidisce voi stessi. In fondo, il grande poeta Robert Frost proprio questo ci ha raccontato, il fastidio, quel fastidio che gli provoca un uccellino che canta sull'albero davanti casa sua, seminando di note il mattino o il giorno, poco importa. Arriva a battere le mani il poeta pur di toglierselo di torno. Ma proprio in quell'attimo, con la folgorante intuizione che è propria dei grandi scrittori, arriva contemporaneamente la consapevolezza. Di colpo il poeta coglie l'occasione. Non è più dentro la vita, adesso la racconta in versi. E culmina la poesia con il distico finale. Non è l'uccellino il problema che canta contento. Siamo noi che non abbiamo il cuore contento.
Immagino che Frost raccontasse proprio di sé, dell'umore nero di quella mattina, e siccome era un poeta, e che poeta, mentre succedeva quel che succedeva, ecco la folgorazione, l'intuizione poetica, ecco l'ispirazione. Insomma, passa dall'essere protagonista del fatto, dell'incidente, a suo narratore e cantore. Insomma, non è più attore, ma regista o sceneggiatore, e dunque anche spettatore. È quello che succede con i grandi poeti. Pensate anche a Leopardi, che si siede durante una passeggiata su una collinetta, guarda una siepe, il paesaggio, e compone poi l'infinito. Dal particolare all'universale, dall'io che sono, con le mie miserie, le mie fragilità, i miei limiti, al tutti, alla totalità, perché tutti proviamo le sensazioni dei poeti, ma in pochi riusciamo a dare voce, e voce autentica, appunto, universale, a quel sentimento, a quel momento, a quella sensazione. Odio cordialmente la rima baciata, appena sopporto quella alternata. Ma Frost, tradizionalista com'è, quella usa nel testo originale. Ma siccome la traduzione italiana a suo tempo fu affidata ad un grande poeta come Giovanni Giudici, avviene il miracolo che il traduttore riesce a non tradire ed usa anch'egli la rima baciata, limitare, sopportare, e nel finale un'assonanza, manca, canta. Un capolavoro. Anche perché quel e qualcosa non va, qualcosa manca in chi vuol far tacere uno che canta, ha la potenza di un proverbio, di una sentenza, di un aforisma. E con il meccanismo della rima diventa anche facile da ricordare. In fondo, così nasce la poesia. Per la comunicazione orale, non scritta, con rime, assonanze, alliterazioni e con la metrica, perché così si ricordano meglio i versi. Ecco, fate proprio così, quando vi girano o vi sentite giù. Ricordate versi di Frost o di Shakespeare, di Leopardi o di Montale. Non vi sentirete più soli. Buona giornata a tutti e siate contenti, comunque vada, perché anche questa è libertà, non essere prigionieri delle proprie lune. Ed è tutto da Gianluigi Coltri, Orecchie e Segnalibri, e da Radio Music Free, la radio che fa la differenza.